Sindaco, allora, questa questione dei loghi di D'Annunzio dai documenti ufficiali, dalla carta intestata del Comune, ha creato un vespaio di polemiche. Insomma, ci potrà essere un ripensamento? Ma guardi, io capisco che siamo ad agosto e quindi diciamo bisogna riempire il mondo dei media. Sono stato oggetto, cosa che mi fa un po' sorridere, di un'interrogazione parlamentare sul punto. Questo mi fa anche riflettere però sul fatto che forse i nostri rappresentanti romani non hanno proprio nulla di meglio di cui occuparsi. La questione è semplicissima, l'ho detta, la ripeto con piacere dinanzi in questa sede. Io non ho nessuna furia iconoclasta nei confronti di Gabriele D'Annunzio, gigante della letteratura, illustrissimo concittadino, le cui tracce e vestigia sono ben presenti in città, con un centro studi nazionale, con l'università che porta il nome del Vate, con il liceo classico, con la toponomastica cittadina. Ciò che a me non piace è invece l'idea che ogni amministrazione, è successo tanto alla destra quanto alla sinistra in questo comune, che si succede, che governa pro tempore e mette un proprio logo, un proprio brand, come si dice con gergo pubblicitario. E per me questo va contro un'esigenza, diciamo così, di rigore e sobrietà, ma va anche contro un'esigenza che è quella di rispettare le regole, perché il combinato disposto del testo unico degli enti locali da un lato e l'articolo 7 del regolamento comunale sono chiarissimi nell'indicare come lo stemma, il logo di Pescara, sia quello semplice, senza diciamo, D'Annunzio, piuttosto che città vicine, lontane, medie e distanti. E quindi abbiamo ricondotto ad unità e a semplicità questa cosa, né più né meno. Quindi non ci sarà un passo indietro da parte vostra? Direi proprio di no.